quest'anno è stato bellissimo accogliere a Nocera Superiore il Carnevale Nocerino, grazie alle tante persone che lavorano per tutto l'anno affinché appunto ci siano queste giornate di festa. Grazie a tutti i cittadini che ogni anno ci danno la forza di organizzare questi eventi per la nostra città. Io lo dico ogni anno, propongo sempre, magari l'anno prossimo ci sarà il callo anche di Nocera Superiore, vi impegnerete per questo, magari un po' di associazioni tutte insieme con il vostro sostegno. Sì, questo è un invito che facciamo noi come amministrazione affinché anche i cittadini di Nocera Superiore possano realizzare un carro tutto loro. Questo è il nostro invito come amministrazione, non possiamo fare altro. Assessore, è bello vedere tanta gente in strada, vedere un'area così di festa, fa bene insomma, perché c'è bisogno anche di questo. Sì, la gente ha bisogno anche di questo, soprattutto in questi momenti e in questi periodi un po' tristi per quanto riguarda purtroppo la possibilità di stare anche a contatto con altre persone. E non, il singolo non riesce ad organizzare il carnevale, siamo tutti quanti insieme, che grazie alla collaborazione e al ruolo che si riesce a ricoprire cerchiamo di realizzare una manifestazione in sicurezza per divertirci. Noi non facciamo di professione questo lavoro, ci sono persone che scrivono sui social network, io li inviterei a venire a ballare con noi. Io dico una cosa, approfitto della televisione, il nostro impianto nel 2020 ha la metà della potenza del 2019. Più della metà, ho saputo più della metà. No, è la metà della potenza. Noi suoniamo la metà dell'anno scorso, ora se tu vieni con il potenziometro o con lo strumento che misura i decibel e li metti vicino alla cassa ti dà un valore, se ti metti a 100 metri te ne dà un altro, il carnevale è divertimento, sorridiamo, non critichiamo, venite a ballare che il sorriso vi porta felicità e vi fa vivere un poco meglio. Il proprio ruolo ha il proprio dovere, quindi cercano... Cerchiamo tutti insieme di dare sempre il meglio e di più. E anche voi, grazie a voi, lo dicevo prima, grazie a Telenuovo, ci date la possibilità di far vedere il carnevale anche chi per motivi di distanza, per motivi di trasferimento non riesce a venire nelle piazze a vedere tutto il carnevale insieme a noi. L'anno prossimo vogliamo il carro di Nocera Superiore. Noi continuiamo a lanciare l'appello ai nostri concittadini che se ci fossero gruppi che intendono organizzare questo tipo di lavoro, ben vengano, avranno sicuramente il supporto dell'amministrazione per dare anche finalmente un tocco di originalità come popolo all'organizzazione del carnevale. Nocera Superiore forse non ha mai scelto di essere una città solo divertimento, perché ha mirato in questi anni e continua a farlo su opere pubbliche, su investimenti, sulle infrastrutture, ma intanto non vogliamo perdere di vista la gioia, il divertimento che possiamo dare ai più piccoli. Sì, perché lo sottolineavo prima anche con l'assessore Battipaia, con l'assessore Stefania Risi, ci vuole anche questo, insomma, al di là delle problematiche da risolvere, che ovviamente hanno la priorità e vanno risolte, c'è bisogno anche di regalare allegria, distrazione, far vivere alla città una festa come quella del carnevale, insomma, che poi piace ai piccoli ma anche ai grandi, perché vediamo anche gli adulti, insomma, sorridere, quindi evviva, insomma, il carnevale, se si può lo si fa. Sì, evviva il carnevale, noi per questo stiamo mettendo su anche altri interventi, ricordiamo a pochi passi da noi c'è una piazza, la piazza Marco Polo, che fra qualche mese consegneremo in concomitanza con i Madonnari, e quindi sarà un altro luogo che creerà occasioni di divertimento. L'obiettivo è tentare di far sì che anche i commercianti, i residenti possano essere invogliati nella loro iniziativa privata con l'amministrazione che tenta di affiancarli nella loro iniziativa economica.